Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati su Ponti di Luce e con l'appuntamento del Laboratorio dell'Essere. Ciao Antonella, inizio a vedere qualcuno che si sta collegando, bentrovata. E come sempre dedichiamo i primi minuti ai saluti. Ciao Viviana. Ben trovata anche a te e piano piano vedremo entrare le varie persone. Ciao Noemi, ciao Memi, che piacere vederti qui. Come sapete questo è il laboratorio dell'essere, ormai da qualche settimana che questa pagina importante che è Ponti di Luce ci ospita, quindi saluto Gaetano, lo ringrazio naturalmente per l'ospitalità. Ciao Sandro. E grazie per l'opportunità che mi hai offerto di essere qui a parlare del Laboratorio dell'Essere. E io non vedo i vostri commenti, non so se state scrivendo, come al solito ogni tanto succede questa cosa che non... Ciao Ale, che non riesco a vedere i commenti scritti, vabbè, poco male. E allora sapete, il Laboratorio dell'Essere è una pagina dove facciamo un po' tra virgolette di tutto, il filo conduttore è la crescita spirituale, la crescita personale e tutto questo passa ovviamente attraverso la medianità, la sensitività e nonché proprio il vero cammino su un sentiero. Quindi quello che proveremo a fare anche stasera è offrire degli spunti di riflessione. Affinché anche voi, insomma, in qualche maniera possiate addentrarvi in questo grande mondo fantastico che è proprio quello dell'esplorazione interiore, dell'essere multidimensionale che alberga in ciascuno di noi. Io ripeto, non vedo i vostri commenti, non so se devo fare qualcosa perché sono, magari lo scrivo io uno, così vediamo se basta questo. Ok, io il mio lo vedo. Non so se questo servirà a vedere, a leggere i vostri, vi chiedo scusa, ma non li leggo. Non so quale funzione debba avviare, a volte vanno, a volte no, ma poco importa. Più che altro mi spiace non potervi salutare, non poter leggere quello che state eventualmente scrivendo. E se qualcuno sa come fare, magari via WhatsApp mi mandi un consiglio, perché appunto non sto leggendo i vostri commenti. Adesso magari proverò a collegarmi anche da qui, ho il computer di fianco, ma non credo che mi servirà molto. Va bene, comunque sia, non importa, magari poi verranno fuori più tardi. E come avrete letto sicuramente dal testo del post che ho appunto pubblicato nelle ore scorse, nelle ore precedenti, parliamo di un argomento che a me sta molto a cuore e tra l'altro è anche un argomento molto pertinente al momento che stiamo vivendo, lo vedremo tra poco. E nel post scrivevo che la luce della nostra natura spirituale si muove tra il chiaroscuro di questo piano dimensionale. Così camminiamo tutti tra le ombre, sentendoci erroneamente separati dagli altri, ma anche dal mondo spirituale. Questo è l'incipit dell'incontro di questa sera. Mi piacerebbe molto leggervi, ma purtroppo io non vi sto leggendo, non so cosa devo fare. Se qualcuno mi dà qualche ragguaglio perché non riesco proprio a leggervi. E allora dicevo che questo argomento mi sta molto a cuore per due motivi. Il primo perché mi è stato, tra virgolette, suggerito dal mondo spirituale, come spesso capita, chi mi conosce lo sa, sia durante gli incontri del Laboratorio dell'Essere, anche in presenza, ma anche online, abbiamo capito, ma anche durante i seminari, eccetera, molto spesso il mondo spirituale, che io, tra virgolette, simpaticamente chiamo la regia, mi manda queste informazioni e io, come un bravo soldatino, obbedisco e quindi mi metto a disposizione. E quindi questo tema è molto anche particolare perché secondo me ha anche a che fare con ciò che
Grazie Daniela che mi ha mandato un WhatsApp, tutti mi stanno salutando, ma io non leggo nessuno, non so per quale motivo, quindi vi saluto, ma non sto leggendo i commenti. E dicevo che questo tema della luce che cammina tra il chiaroscuro di questo piano dimensionale è anche molto attuale per vari motivi. Il primo, quello se vogliamo più simpatico, più leggero, più spirituale, più vibrazionale, che è quello legato al fatto che stiamo vivendo il momento del Vesak. Ne avrete sentito parlare, tante persone l'hanno festeggiato, ho visto tante pagine che hanno celebrato con dei rituali, eccetera. E il Vesak è questa appunto festività, questo rituale che viene fatto ogni anno, più o meno in questo periodo. E di conseguenza qualcuno mi dice che mi state sentendo male, purtroppo non vi posso leggere. Vediamo se faccio così e magari metto le cuffie. Vi chiedo scusa, ma non leggendovi non so che cosa state scrivendo e quindi non so se ci sono problemi di audio. Non lo so, qualcuno mi ha scritto su un WhatsApp e si sente malissimo. Non lo so, sto usando il mio solito telefono che uso per fare queste dirette, quindi non so che cosa stia succedendo. Comunque, bene, Daniela mi scrive che mi sente bene, allora vado avanti. Dicevamo, il Vesak è questa festività, questo rituale che appunto viene celebrato in questi periodi ed è molto interessante perché ogni anno viene celebrata proprio la nascita, l'illuminazione del Buddha. E quindi vedete già questa parola ritorna a essere importante, l'illuminazione del Buddha, ed è un momento molto sacro, molto importante. Quindi noi stasera parliamo di luce, vedremo quanto è importante la luce anche nella relazione col mondo spirituale. Chi vuole fare medianità, chi vuole occuparsi di queste cose sa molto bene tutto ciò di cui sto parlando. Tanto ringrazio le persone che mi stanno scrivendo che si sente tutto molto bene. Perfetto, alla grande. E mi spiace, non leggo appunto i commenti, forse qualcosa si dovrà sbloccare. Se qualcuno ha qualche consiglio, io sono qui e sono ben contento. Altrimenti provo ad aprire Facebook anche dal computer. E di conseguenza, grazie Mariangela, di conseguenza questo Vesak appunto si basa proprio sull'idea della candela, dell'illuminazione, a celebrare proprio la nascita e il ritorno del Buddha che avviene ogni anno. Ma non solo, in questo gioco di luce e di ombre, io ho scritto anche un post proprio l'altro giorno postando una foto a tema, non possiamo dimenticare la situazione storica, il contesto storico che stiamo attraversando. E in particolare mi riferisco chiaramente alla tanto discussa pandemia, ma soprattutto ciò che sta attraversando l'India. Io per onore dell'Oriente ho messo una delle mie magliette preferite, ne ho diverse con gli elefanti, questa arriva dalla Thailandia. Ma comunque tutto il mondo orientale, in particolare ho questo amore, questa predisposizione, questa preferenza per l'India. E voi sapete, avrete letto dai giornali che dramma sta appunto vivendo il continente indiano, ahimè. E noi non possiamo assolutamente ignorare quello che sta appunto capitando. Quindi il lavoro di questa sera, e vi ricordo di procurarvi una candela, io l'ho messa qua dietro, ma poi la useremo, sarà proprio quello di lavorare sulla consapevolezza della propria luce interiore, che è un concetto molto importante, che ha molto a che fare con la comunicazione anche con i nostri cari nell'oltre, ha molto a che fare anche con le comunicazioni definite channeling, quindi con gli angeli, i maestri ascesi e tutte quelle figure energetiche, quelle entità preposte ad aiutarci nel nostro cammino. E mi ero appuntato una cosa che vi vorrei leggere proprio a tale proposito. Partiamo proprio da questa frase molto bella, secondo me, che viene scritta da Papa Francesco per un'enciclica nel 2013. Ve la leggo, me la sono proprio appuntata perché non vorrei perdere nessuna parola. E la frase dice: "E così l'uomo ha rinunciato alla ricerca di una luce grande, di una verità grande, per accontentarsi delle piccole luci che illuminano il breve istante, ma sono incapaci di aprire la strada. Quando manca la luce,
tutto diventa confuso. È impossibile distinguere il bene dal male, la strada che porta alla meta da quella che ci fa camminare in cerchi ripetitivi, senza direzione. Quindi, come vedete, la luce è un elemento molto importante per non essere, quel branco che viene anche nominato in una canzone molto bella di Battiato, che vi consiglio di ascoltare se non la conoscete, che proprio si chiama La polvere del branco. E in questa canzone Battiato dice: milioni e milioni di ombre sperdute, rumorosi, andiamo per le strade alzando solo polvere. Ecco, per non essere semplicemente delle ombre che camminano, per non essere così separati dagli altri, allora questa sera cercheremo di capire che cosa si intende per propria luce interiore. Quindi, ancora una volta, procuratevi la vostra candelina accesa, già accesa, il quaderno e l'abiro, perché tutto questo ci servirà. Io provo, se riesco, a connettermi a Facebook dal computer, vi chiedo pazienza, ma sapete, sono le dirette, quindi queste cose possono capitare, perché stranamente dal telefono non vi vedo, non vedo i vostri messaggi, ripeto, non so se devo attivare qualcosa, ogni tanto capita, non so spiegarmi da cosa possa dipendere, quindi soltanto un secondo che provo a scrivere anch'io, ecco qua. Voilà, e cerco di collegarmi. Abbiate solo un secondo di pazienza, perché se riesco a leggere anche che cosa scrivete, sicuramente diventa tutto più interessante. Ecco qua, sto per entrare anch'io. Vediamo. E quindi, prendiamo la nostra candela, lo faccio anch'io insieme a voi. E poniamola davanti, spero che abbiate un portacandele, naturalmente cercate di non bruciarvi, e mettete davanti a voi la vostra candela. Io la terrò in mano semplicemente così voi potete anche vedere quello che faccio, ma l'invito è proprio quello di avere davanti a voi la candela. Se volessimo fare una bellissima metafora per capire l'importanza della luce interiore, possiamo tornare per esempio indietro nell'epoca preistorica, esattamente nel Paleolitico. Voi sapete che il fuoco è stato proprio scoperto dall'uomo nell'epoca appunto paleolitica. E vi immaginate la vita prima del fuoco, prima della luce? Era qualcosa di spaventosa, perché senza ombra di dubbio l'uomo era, come dire, spaventato dal fuoco, dalla luce, era un evento naturale che poteva distruggere, era qualcosa che non capiva. Quello che succede oggi invece, oggi intendo per l'uomo paleolitico, è che il fuoco diventa uno strumento molto importante, e come vedremo potremo fare dei bellissimi parallelismi con la luce interiore che oggi tutti noi cerchiamo attraverso un percorso spirituale, oppure attraverso magari un corso di medianità, o attraverso un contatto che andiamo a farci fare da qualche medium. E allora cosa succede? L'uomo paleolitico, per esempio, utilizza il fuoco per cacciare le bestie. Allora pensate che immagine che possiamo ricreare: la luce, il calore, la fiamma del fuoco viene utilizzata per cacciare le bestie, e così possiamo fare noi oggi attraverso la luce della consapevolezza, della sapienza, quindi andando anche ad approfondire, a leggere. L'invito è sempre quello di fare ricerca. Possiamo veramente cacciare le bestie interiori, così come faceva l'uomo primitivo. Lui cacciava chiaramente gli animali, noi andremo a cacciare le nostre paure, le nostre insicurezze, le nostre ombre interiori. Ma non solo, l'esempio può andare avanti. L'uomo paleolitico, per esempio, quando ha scoperto il fuoco, ha iniziato ad utilizzarlo per cucinare. E quindi quella carne che prima mangiava cruda, quelle verdure che prima mangiava crude, quindi senza assimilare davvero tutte le proprietà nutritive del cibo, da quel momento lì in poi il fuoco agevola e migliora la salute dell'uomo stesso. E così possiamo vederlo noi oggi, facendo un salto temporale: il nutrimento della luce, quindi il cibo della luce, dell'illuminazione, diventa veramente qualcosa che può nutrire e
ma anche, come dire, migliorare in termini di qualità la nostra anima interiore, quindi il nostro percorso interiore. Quindi se l'uomo primitivo utilizzava il fuoco per nutrirsi meglio, noi potremmo utilizzare la nostra luce interiore proprio per cibarci di tutta questa consapevolezza. Ma volendo potremmo andare avanti con gli esempi. L'uomo primitivo utilizzava il fuoco per illuminare le caverne, per riscaldare la propria casa, e noi possiamo fare uguale. La luce della consapevolezza interiore ci può veramente aiutare a illuminare, a scaldare non solo la nostra essenza, come dire, più nascosta, ma anche, come dire, la vita di tutti i giorni, quindi anche la vita degli altri, perché più siamo luminosi noi e più inevitabilmente lo sono anche gli altri, coloro che abbiamo attorno. E sapete che a me piace fare molto riferimento alle Sacre Scritture piuttosto che a qualche libro. Dopo leggeremo anche un passaggio di un racconto buddista. Mi sono appuntato questa frase che mi è tornata in mente in questi giorni di San Paolo di Tarso. E in una sua lettera lui diceva: «La luce mostra la vera natura di tutto ciò che viene messo in chiaro. Poi la luce trasforma ciò che essa illumina e lo rende luminoso». Ve la rileggo perché è assolutamente molto, molto, molto profonda e molto nutriente, ma va capita bene. La luce mostra la vera natura di tutto ciò che viene messo in chiaro. Quindi, per esempio, alle mie spalle ho questa bellissima riproduzione in bronzo del tempio di Borobudur, dell'isola di Giava, e come vedete una lampada lo sta illuminando. Quindi la luce mostra la vera natura di tutto ciò che viene messo in chiaro, quindi sta illuminando. Poi però questa lettera di San Paolo prosegue dicendo: poi la luce trasforma ciò che essa illumina e lo rende luminoso. Questo finale è assolutamente molto, molto, molto importante. La luce quindi non solo illumina, ma lo rende luminoso, ed è qui il punto importante. Noi stiamo parlando di luce interiore, stiamo parlando di non essere quelle ombre, come diceva Battiato, milioni e milioni di ombre che camminano per le strade, ma di essere veramente un faro, una luce che cammina, di ricordarci sempre dell'entità e dell'essenza spirituale che alberga in ognuno di noi. E di conseguenza, se noi siamo questa luce, noi possiamo illuminare la vera natura, come dice San Paolo, di tutto ciò che viene messo in chiaro. Ma poi la nostra luce interiore trasforma ciò che illumina e lo rende luminoso. Questo è il passaggio importante. Quando per esempio si fanno i contatti medianici o quando si fanno canalizzazioni, si lavora con l'energia e quindi insomma con tutto ciò che è invisibile, ogni medium deve proprio ricordarsi questo, deve lavorare attraverso la propria illuminazione interiore. Qualcuno lo chiama amore, qualcuno lo chiama empatia, espansione della coscienza, ma senza ombra di dubbio quello che è importante è ricordarsi sempre, come si dice nel buddismo, che la via della salvezza è proprio l'illuminazione. Io vorrei fermarmi perché vorrei leggere appunto le vostre domande o quantomeno i vostri commenti, perché altrimenti diventa un monologo un po' magari noioso. Ecco qua, vediamo se riesco a vedermi, finalmente mi si è aperta la pagina. Allora, chiedo scusa, ancora un secondo. Naturalmente, eccomi qua, mi vedo. È un po' strano vedermi, ma mi vedo. Ok. Adesso vi sto leggendo, ciao Simone, bla bla bla. Ok, non vedo molti commenti, ma forse anche qui si deve aggiornare. Bene, poco male. Mi spiace perché in genere è molto interessante l'interazione che facciamo, ma questa sera per qualche strano motivo non vedo i commenti, quindi chiedo a qualcuno se può ragguardarmi su questa cosa e dirmi come posso leggere i commenti dal mio telefonino. E quindi stavamo dicendo... illumina tutto ciò che ha intorno e lo rende luminoso. Allora, adesso forse capirete perché all'inizio dell'incontro abbiamo appunto parlato di questo aspetto, cioè del fatto che
questo lavoro sulla candela, il Vesak e tutto ciò che sta anche capitando nel mondo diventa, come dire, tutto convergente in un unico punto, ovvero noi non siamo semplicemente delle ombre separate dagli altri. Al contrario, noi siamo tutti parte di questa grande luce, di questa grande sorgente ed è una responsabilità che dobbiamo sempre tenere a mente. E diciamo che non è molto facile per tutti noi, soprattutto per noi uomini occidentali, che siamo invece stati cresciuti un po' col senso della competizione, della competitività. Quindi siamo veramente messi gli uni contro gli altri, perché dobbiamo in qualche maniera prevalere, dobbiamo dominare sull'altro. Quindi sembra quasi che nella nostra cultura l'essere... Vediamo, c'è Giustina che mi dà un consiglio di spostare da qualche parte. No, non succede nulla. E la cultura che appunto ci abbraccia prevede il fatto che noi dobbiamo prevalicare sull'altro e vincere in qualche modo, essere vincente. Ed essere vincente, come in maniera molto piacevole ho avuto modo di constatare in un messaggio canalizzato qualche settimana fa, quando ero alle Canarie, l'essere vincente, la vittoria, non significa prevaricare sull'altro, non significa umiliare l'altro. Non è affatto questo il concetto di vittoria, ma noi dobbiamo sempre ricordarci che non solo l'altro ci fa da specchio, ma soprattutto l'altro è parte di noi. Questo è il concetto più importante. E in aiuto forse ci può venire addirittura la scienza. Pensate, stiamo parlando di concetti, tra virgolette, spirituali e andiamo a scomodare la scienza. Ebbene sì, perché se solo torniamo nei primi anni 60, magari qualcuno di voi ha nozioni in tal senso, troviamo un signore che si chiama Edward Lorenz, magari lo conoscete, ed è famoso perché è passato alla storia per il famoso effetto farfalla. O meglio detto, butterfly effect. Che cosa diceva questo signore? Perché lo stiamo tirando in ballo? Dunque, scusate, mi stanno dicendo se ho una freccia in basso. Forse questa? No? Non lo so, mi sembra di aver attivato il flash, ma non vedo nessuna freccia. Grazie Stefano per il consiglio. E allora, che cosa diceva questo Edward Lorenz? Praticamente attraverso il suo effetto farfalla, lui diceva che in un suo scritto degli anni 60, che un famoso meteorologo a un certo punto disse che se le sue teorie erano corrette, un battito di un gabbiano, all'inizio era un gabbiano, la versione ufficiale parla di un gabbiano, poi diciamo è stato romanzato con la farfalla, comunque un battito d'ali di gabbiano sarebbe stato sufficiente ad alterare il corso del clima per sempre. Quindi immaginate questo scienziato che riporta una frase del genere. Quindi il famoso effetto butterfly è proprio questo. Sarebbe bastato solo un colpo d'ali per cambiare lo stato del clima per sempre. E in maniera anche un po' simpatica, poi ho fatto qualche ricerca, ho scoperto che questo Edward Lorenz a un certo punto portava in giro una conferenza che si chiamava "Può il batter d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?" La risposta è sì. La risposta è che attraverso appunto gli studi del meteo, quindi attraverso un approccio empirico-scientifico, si è scoperto che un piccolo evento da una parte del mondo può causare un grande evento dall'altra parte. E perché allora tiriamo in ballo tutto questo? Proprio per il fatto che tutti noi siamo estremamente collegati. Quando i nostri fratelli in India, stanno soffrendo e stanno vivendo quello che tutti noi sappiamo dai giornali, noi non possiamo voltare la faccia dall'altra parte, perché quello che sta accadendo di là ci riguarda. Ah, ci riguarda da vicino, ma non solo per un atto umanitario, ma proprio perché siamo noi quelli dall'altra parte. E proprio in tema di India mi viene in mente, mi sta venendo in mente una cosa che io racconto spesso nei seminari che conduco, che è questa frase che un frate che sta a Calcutta, un mio diciamo amico, mi ha detto la prima volta che sono andato a fare volontariato. Ma magari me l'avete già sentita dire, vi chiedo scusa se mi ripeto. Io ricordo che la prima volta girando per le strade di Calcutta, insomma, ovviamente ero molto
come dire, spaventato da quello che vedevo, perché migliaia di persone sono riverse per strada, vivono per strada con niente, in balia delle malattie, della povertà e di tutto quello che potete immaginare se non siete stati a Calcutta. E di conseguenza, quello che mi aveva colpito è che davanti a veramente un poveraccio, un disgraziato che viveva per strada, una persona anche malata, quindi conciata anche un po' in malo modo, ricordo che la sua frase fu: "Ma di che ti preoccupi? Ma che? Ma quello è Gesù travestito." E questa frase io la ripeto sempre perché per me fu una grande lezione. E al di là del concetto di andare oltre delle apparenze e quindi il concetto di guardare con occhi diversi, ma in quella semplice frase, quello è Gesù travestito, si racchiude la grande verità, ovvero l'altro sono io, come cantava Umberto Tozzi, gli altri siamo noi e questa cosa non possiamo dimenticarla, proprio in virtù del fatto che la luce che c'è dentro di noi, e dopo faremo un lavoro su questo, è la medesima che c'è negli altri e non possiamo assolutamente fare finta di nulla. E vediamo se riesco a vedere qualche commento aggiornato, forse sì. Ecco, Sabrina, vedi, ti sto leggendo. Mi viene in mente la canzone Gli altri siamo noi di Umberto Tozzi. Ok, vedi che siamo allineati, perfetto. Bene. E naturalmente tutti noi che siamo su un percorso, un sentiero spirituale, molto spesso incappiamo nel famoso dubbio e non solo, incappiamo in una frase che spesso viene ripetuta io stesso nei vari seminari che conduco la dico, che è quella appunto di affidarsi. Ma questo verbo è un po' particolare perché affidarsi significa, come dire, buttarsi e fare un salto nel buio, vuol dire non sapere che cosa ti aspetta. E allora noi che siamo persone che cercano di intraprendere un cammino spirituale, in realtà dovremmo invece, come dire, approcciarci in maniera diversa. Il nostro salto nel buio non esiste, il nostro affidarsi è un salto nella luce. Provate a immaginare come cambia la frase, il senso della frase. Affidarsi è un salto nel buio. No, affidarsi è un salto nella luce. Perché se ti affidi sapendo che dall'altra parte ci sarà il tuo spirito, ci sarà il mondo spirituale ad accoglierti, non può che essere un salto appunto nella luce. Adesso inizio a vedere i commenti dal computer, vedo Luciana Tedeschi che dice: "Siamo parte di tutto e dovremmo ritrovare questa connessione." Yoga vuol dire unione, esattamente, esattamente. E quindi aspettate che c'è un altro messaggio. E quindi se siamo appunto in questo percorso di fede e quindi dobbiamo affidarci, inevitabilmente dobbiamo fare un salto nella luce. Qualcuno di voi chiaramente potrebbe dire sì, ma è difficile perché ci sono i dubbi. Certamente. Allora, a tale proposito, sapete che a me piace appunto anche proporvi qualche lettura, qualche riferimento appunto magari ad altre religioni. Ho recuperato un libro con dei racconti buddisti e adesso appunto vi leggerò questo a proposito del dubbio e del trovare le certezze. Allora, questo racconto dice: "Un giorno alcune persone videro una signora anziana cercare qualcosa per strada, fuori dalla sua abitazione. 'Che succede? Cosa cerca?' le chiesero. 'Ho perso il mio ago,' disse. Tutti i presenti iniziarono a cercare l'ago con l'anziana signora. Dopo un po' qualcuno disse: 'La strada è lunga e larga e un ago è molto piccolo. Perché non ci dice esattamente dove le è caduto?' 'Dentro casa mia,' rispose l'anziana. 'È forse matta? Se l'ago è caduto in casa, perché lo sta cercando fuori? Perché qui c'è la luce, mentre in casa no.'" Allora, pensate a questo racconto com'è particolare. Che cosa ci insegna? È un racconto molto semplice, ma ci insegna proprio questo, che spesso noi cerchiamo fuori ciò che è dentro di noi.
se andiamo a cercare in un libro, magari in un corso, in un seminario o in qualcuno che vi sta parlando, come posso essere io, delle risposte che inevitabilmente sono già dentro di noi. Quindi tutti noi che vi parliamo abbiamo solo la funzione di essere dei facilitatori, non certo di essere dei dispensatori di verità assolute. Però è molto interessante notare in questo racconto il discorso della luce, ovvero la signora nel cercare l'ago dice perché qui c'è luce mentre dentro in casa non c'è. Allora torniamo al discorso del dubbio. Finché noi continuiamo a perpetrare nel dubbio, a rimanere nel dubbio, a, come dire, cementificare il nostro percorso in un sentiero di insicurezza, ecco che forse adesso inizio a vedere un primo commento, quello di Rosy che mi manda una faccina, chissà se hai rotto il ghiaccio, Rosy. E finché appunto abbiamo questo tipo di incertezza, di chiaroscuro interiore, inevitabilmente cercheremo la luce fuori. E questo è un grave errore, perché la vera luce risiede all'interno e tutti quanti noi, avendo, come dire, questa natura multidimensionale e chiaramente spirituale, dovremmo abituarci a proiettare la luce che abbiamo dentro fuori. Eccoli, adesso finalmente vedo i vostri commenti. Giovanna Manzo, dubbi e certezze, croce delizia. Esattamente. È proprio questo il punto. Allora, questo racconto proprio denota questo, che è molto più facile, è molto più comodo, come la signora cercava l'ago fuori perché appunto c'era la luce, è molto più facile cercare fuori che invece scavare dentro. Ed è un grandissimo peccato, perché appunto dentro alla fine si trova quella luce, come abbiamo visto prima. Ciao Claudia, che mi scrivi finalmente, quella luce interiore che permette anche non solo di illuminare, ma di rendere, sì, si vedono i commenti, Linda, grazie, non so, qualcosa si è sbloccato, probabilmente la luce interiore ha fatto la magia. E quindi quella luce interiore che permette proprio di rendere luminoso tutto ciò che abbiamo attorno. Provate a riflettere su questo concetto. Non si tratta solo di illuminare, ma di rendere luminoso. Grazie Linda, grazie mille. Di rendere luminoso. E quando arrivano i dubbi, allora vi devo fare un'altra citazione. Vi chiedo scusa, ma a me piace sempre infarcire i miei racconti che sono, come dire, molto presi dal momento, c'è molto poco di preparato, chi mi conosce lo sa, però mi piace, ecco, portarvi anche dei frammenti magari di Veda, testi sacri, piuttosto che di libri vari, perché ci vengono davvero in soccorso. Esatto, Santino, tutto sta in noi a livello latente, bravissimo, è una sacrosanta verità. Allora, dicevo, quando il dubbio ci attanaglia, e dubbio intendo anche magari se siamo a fare un contatto, lo dico perché so che tanti in ascolto amano la medianità, amano farsi fare i contatti, cercano di diventare sensitivi, e quindi mi sembra importante ricordare anche questo aspetto. Allora, sappiate che anche, per esempio, nei Vangeli, mi viene in mente quello di Luca, si parla già del dubbio, in una maniera molto, molto particolare. Vi ricorderete quel passaggio in cui Gesù cammina, sta andando verso Gerusalemme, e adesso ci arriviamo, Gabriella, adesso ci arriviamo, come si trova la luce. Quindi in questa seconda parte del Vangelo, Gesù si sta avviando verso Gerusalemme, dove tra l'altro verrà poi crocifisso, e in mezzo alla folla un signore gli urla: io ti seguirò ovunque, ovunque tu andrai. E allora Gesù, con il suo solito atteggiamento, si ferma e dice una cosa molto, molto carina: le volpi hanno le loro tane in terra, gli uccelli hanno i loro nidi nel cielo, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Anche qui ve la ripeto come frase perché bisogna proprio andare a fondo. Dice: le volpi hanno la loro tana a terra, gli uccelli hanno i loro nidi nel cielo, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Che cosa vuol dire? Questa è una frase che potremmo declinare in tanti modi, ma io la voglio citare soprattutto per due motivi. Il primo è che, a differenza di tutte le altre creature che sono molto più illuminate di noi, evidentemente, noi dobbiamo
come dire, porci davanti alla verità, alla fede, qualunque essa sia, in maniera nuda, ricordarci sempre che non abbiamo nulla, neanche una casa dove abitare, una casa in senso metaforico. Se gli uccelli hanno il nido nel cielo, le volpi hanno la tana nella terra, Gesù dice, voi non avete neanche una casa, quindi siete sempre alla costante ricerca di qualcosa. Oltretutto ci dice anche questa frase che non apparteniamo né a una cosa né all'altra, ma se vogliamo a entrambe, come noi sappiamo, la parte umana alla terra, quindi la tana della volpe, la parte spirituale più eterea al nido degli uccelli. Ma lui ci ricorda che non abbiamo un luogo fisso, che dobbiamo quindi cercarlo. Quindi il dubbio, ancora una volta, torna presente, torna molto chiaro. Noi dobbiamo fare ricerca, dobbiamo metterci in moto, non possiamo adagiarci e pensare che sia la luce a cercare noi, ma dobbiamo essere noi a scavare dentro, attraverso un lavoro proprio di, come dire, analisi, di autocritica, di perdono, di concessione, di verità, mettere sul piatto le nostre luci, le nostre ombre e semplicemente accoglierle. Questo è l'unico modo che abbiamo per scendere dentro di noi e iniziare a contattare questa famosa luce. Guardate che le certezze, come dire, da che esiste l'uomo, non vengono mai fornite in maniera così sicura. Quindi è giusto che abbiamo dei dubbi o che abbiate dei dubbi. La stessa scienza, mi viene in mente per esempio il principio di Heisenberg, il principio di indeterminazione, è un principio molto famoso dove si dice che tutto quello che tu osservi in realtà è già mutato, non è così come lo stai osservando, quindi non puoi dire questa cosa è così, come diceva la vecchia scienza di Newton piuttosto che di Galilei, quando si parlava anche dell'atomo e davano certe cose per assodate. A un certo punto arriva questo signore Heisenberg che dice guardate che non è proprio così, e da lì chiaramente partono tutti gli studi della meccanica quantistica, della fisica quantistica e il fatto che la realtà non è esattamente come la stiamo osservando. Quindi di certo c'è molto poco, ma quel poco che c'è di certo va cercato, va scavato dentro e una volta che è stato trovato va donato al mondo. È per quello che noi non possiamo essere come delle ombre separate che camminano per le strade, per le vie del mondo, ma al contrario, riconoscere la nostra luce interiore significa riconoscere la luce interiore dell'altro. Vi ricorderete il famoso Namaste e di conseguenza riconoscere la luce dell'altro vuol dire portare appunto illuminazione all'interno di questo percorso umano che tutti noi stiamo vivendo. Mi preme molto questo discorso della luce interiore perché è molto facile guardare intorno e vedere come siamo tutti molto separati. Il paradosso, il grande paradosso è che viviamo nell'epoca storica in cui tecnologicamente o dal punto di vista potenziale abbiamo più possibilità di essere connessi. Vi ricorderete, 2 settimane fa ci siamo visti, ora le Canarie in diretta, 3.000 km da qui, vi parlavo senza problemi. Voi in qualsiasi momento potete telefonare, videochiamare qualcuno che si trova dall'altra parte del mondo. Abbiamo le email, abbiamo internet, abbiamo la televisione. Siamo molto, molto, molto connessi. Viviamo col telefonino in mano praticamente, eppure non esiste epoca storica dove dal punto di vista umano, dal punto di vista qualitativo, non siamo stati mai così sconnessi, non c'è questa sconnessione così profonda. Quindi pensate al paradosso, abbiamo i mezzi per stare più connessi, ma in realtà siamo molto isolati, molto dissociati gli uni agli altri. A me è capitato in questi giorni, a Milano c'è un brutto tempo, quindi si cammina male per le strade perché piove, fa freddo, purtroppo, dopo le Canarie è stato un brutto risveglio, ho proprio notato questo, che le persone sono molto, molto, molto separate tra di loro, possono trovarsi anche un metro di distanza, al di là delle restrizioni per il Covid, eppure non c'è empatia, non c'è connessione e basterebbe poco. Come ho scritto di recente ad un caro amico, ci basta così poco per sentirci amati e per far sentire amati
ho amato qualcuno, basta veramente poco, ma ce ne dimentichiamo perché purtroppo, e non può essere una scusa però valida per sempre, siamo stati educati così, siamo stati educati in questo clima competitivo, in questo clima che l'altro è il nostro nemico e quindi dobbiamo guardarlo con diffidenza, purtroppo. Ciao Nicoletta. E questo è un po' il punto. E di conseguenza, allora, questa sera a me piacerebbe farvi fare un lavoro molto semplice, non vi ruberò troppo tempo perché ho pensato che questo tema della luce interiore è più esperienziale che, come dire, teorico, per quello che ho voluto fare anche un discorso molto veloce, a differenza di tutte le altre volte. E allora chiedo a tutti gentilmente di procurarvi la candela, la famosa candela. E di prepararsi anche quaderno e penna. E mentre lo state facendo, se non l'avete già fatto, la candela la potete già accendere. Io vi ricordo, non so se a qualcuno interessa, ma lo dico, che il 30 maggio ci sarà anche proprio un seminario dedicato alla medianità, alla crescita personale per i genitori che hanno un figlio nella luce. Lo dico perché sarà una giornata molto importante dove attraverseremo molte cose, faremo anche un sacco di esercitazioni, eccetera. Sarà una giornata nutriente, come dico sempre io. Per cui, se siete interessati, basta semplicemente che mi scriviate in privato perché appunto sto portando avanti le iscrizioni, ma i posti sono abbastanza limitati. Perfetto, perfetto. Vedo che qualcuno dice che è già pronto, già fatto, ok. Allora, vi anticipo che sarà anche un lavoro, diciamo, medianico, quindi andremo a scomodare, tra virgolette, il mondo spirituale. E adesso che leggo i messaggi, scusate, ma mi devo togliere la soddisfazione di leggerne almeno uno. La mia scintilla divina la trovo quando mi centro e ritorno nel cuore. Esatto, Sara. Vedo luce dentro e fuori di me, ma non è sempre semplice visto che viviamo in un mondo caotico. Ma basta guardare oltre, vedo anime, con ognuno il proprio cammino. Esattamente, esattamente. Tra l'altro, cara Sara, grazie per questo commento perché mi dai ancora la possibilità di ricordare una cosa che abbiamo detto più e più volte. Non sono solo gli altri da osservare come appunto fiamma e quindi luce nella loro forma spirituale, ma lo stesso mondo spirituale si osserva alla stessa maniera. Per cui non c'è molto da fare se non quello di spostarsi sulla frequenza proprio della vibrazione più alta, della vibrazione appunto del cuore. Sì, un bacione Laura, tuo figlio, certo. Ok, allora se siete pronti con la candela, quello che vi chiedo, magari no, vabbè, non lo faccio, volevo spegnere una luce, ma preferisco rimanere così. Voi magari create un ambiente un po' d'atmosfera, quindi magari potete spegnere qualche luce se volete e tenere davanti a voi, in una zona chiaramente di sicurezza, la vostra candela. Ok? E mentre vi preparate, vi sedete comodi. Ok, mentre vi sedete comodi, la candela appunto è accesa. Mi raccomando, è importante che voi abbiate davanti questa candela. E quello che vi chiedo è proprio quello di iniziare ad osservare la candela, la fiamma della candela. Sapete che le candele vengono utilizzate in quasi tutti i rituali, sono sempre presenti in molte filosofie, in molte religioni, in molti templi, in molte strutture dedicate proprio alla ricerca e al cammino spirituale. Quindi ha proprio una sua valenza molto precisa la candela. E osservate la candela. E mentre la osservate, provate proprio a proiettare sulla stessa candela il pensiero che questa luce che avete davanti
rappresenta in un certo qual modo tutta la vostra vita. E osservatela magari muoversi, magari statica. Osservate come ondeggia, magari a destra, a sinistra, magari si allunga. Semplicemente rimanete nell'osservazione di questa candela. E più la osserverete, pensando alla vostra vita, provate a rievocare le persone importanti della vostra vita, magari presenti ancora su questo piano dimensionale, magari già oltre, che già hanno abbandonato il corpo. E provate anche a lasciar fluire qualche ricordo, senza cercarli, proprio lasciatevi curiosi, lasciatevi aperti e osservate come la vostra mente, il vostro cuore vi fa rivivere, vi fa riattraversare le stagioni della vostra vita. Mantenete lo sguardo sulla candela. Guardatela mentre si muove, mentre ondeggia o magari è perfettamente ferma. E mentre osservate la vostra vita sacra, unica e irripetibile, mantenendo sempre gli occhi aperti, cercate di richiamare, come meglio potete fare, come meglio sapete fare, tutti i vostri cari nell'oltre. Proprio chiedete di avvicinarsi, di essere presenti, di sedervi accanto a voi, attorno alla candela. Ma fateli venire proprio tutti, quelli più vicini nel ramo familiare, ma anche magari dei bisnonni, dei trisavoli, degli amici, dei conoscenti. Anche le persone che avete conosciuto meno, cercate proprio di chiamare attorno a questa luce il mondo spirituale e fatelo come vi viene, semplicemente col cuore, senza invocare nessuna formula, senza necessità di parole particolari, ma fatelo col cuore, con presenza, con coscienza, con il desiderio di avere attorno a voi chi vi ama. E ricordatevi quello che abbiamo detto sul dubbio. Se non state vedendo, percependo nessuno, non lasciatevi prendere dal dubbio, perché la vera realtà sta nella ricerca, nel superare i propri ostacoli. E tra un po' scoprirete com'è anche facile stare nella luce, pur essendo nel buio, quindi anche ciò che non vedete in realtà è visibile. Guardate bene la candela, fissatela con gli occhi e con il cuore. Avete richiamato intorno il mondo spirituale. Se volete anche angeli, arcangeli, guide, maestri, tutte le figure per voi importanti dei mondi sottili. E ora che avete
la consapevolezza che intorno non siete soli. Provate a guardare la candela sempre con gli occhi, ma utilizzando la parte centrale della fronte, quella che è posta proprio tra i due occhi, è quella che noi chiamiamo il terzo occhio. Quindi guardando la candela, indirizzate la vostra attenzione dello sguardo come se la vostra vista uscisse dal punto centrale in mezzo ai vostri occhi, dal famoso terzo occhio, l'occhio di Horus, il corno dell'unicorno, l'occhio di Shiva. Molte tradizioni parlano di questo punto. Guardando la fiamma attraverso gli occhi, la vostra vista dovrà passare con l'intento da quel punto preciso. E non stupitevi se sentirete una leggera pressione in quel punto, se sentirete vibrare qualche parte del corpo, se vi risulterà un po' strano come lavoro, sentirete qualcosa di inaspettato nel corpo. E questo perché state guardando la candela attraverso un punto importante dove passa la percezione, l'intuito. Cartesio lo chiamava la sede dell'anima. Gli occhi sono aperti, state osservando la candela, ma l'intento è di osservarla da quel punto preciso, situato in mezzo alle arcate sopraccigliari. Mentre fate questo, iniziate anche a percepire tutto l'amore, la presenza del mondo spirituale. Sentitevi amati, protetti, accuditi. E qui ci vuole un atto di fede. Sta veramente a voi riuscire a fare quel passo. E per aiutarvi in tutto questo, adesso vi chiedo di chiudere gli occhi, ma rimanendo sempre con lo sguardo del terzo occhio posizionato sulla candela. Cercate di rimanere fermi, immobili, gli occhi sono chiusi, ma con l'intento cercate sempre di vedere proiettato sullo schermo della vostra mente la fiamma della candela. Gli occhi sono chiusi e state guardando la luce interiore, il riflesso della candela sullo schermo proiettato dentro di voi. E allora iniziate a capire, a comprendere che non sono gli occhi, non è la vista a permetterci di vedere la luce. Ma è la vista interiore, la candela c'è sempre. E se avete qualche dubbio, potete riaprire gli occhi e osservare la fiamma. La candela è ancora lì. Ed è qui che nasce la fede. Sapere che qualcosa di importante, di illuminante, di luminoso c'è, anche se nella mia distrazione, nella mia piccola realtà umana, non la vedo. Eppure c'è. Se avete riaperto gli occhi, richiudeteli con la consapevolezza che la fiamma è davanti a voi, è dentro di voi, e ogni qualvolta avrete dubbi, durante questo esercizio potete riaprire gli occhi, perché va costruita questa consapevolezza interiore. La fiamma rimane, anche se veniamo avvolti dall'ombra, dalla tenebra, dal dubbio. La fiamma, la luce, la consapevolezza rimane.
Osservate con gli occhi chiusi attraverso il terzo occhio, che è anche il sesto chakra. E il sesto chakra è responsabile della consapevolezza. E questo chakra viene bloccato proprio dall'illusione, la grande illusione della separazione, essere separati dagli altri. Allora abbracciate l'idea di essere parte del tutto, di essere fuso con l'altro, di essere il mondo spirituale. Gli occhi sono chiusi, ma avete la consapevolezza che davanti a voi c'è sempre la luce. Attorno a voi c'è il mondo spirituale, ci sono i vostri cari, cercate di percepirli con gli occhi chiusi e beatevi di questo momento. E per essere certi di bearvi, iniziate a disegnare un sorriso sulle vostre labbra, perché deve essere un momento di gioia vedere la luce con gli occhi chiusi, sapere che esiste anche se non la state vedendo. E deve essere un momento di gioia, quindi sorridete, proprio sforzatevi a sorridere sempre con gli occhi chiusi, sapendo che il mondo spirituale è proprio tutto attorno. E con loro non solo i vostri cari, ma anche tutte le figure preposte alla vostra crescita, al vostro sviluppo, al vostro aiuto, tutte le figure ausiliari che generosamente ci accompagnano in questo percorso. E se state seguendo le indicazioni, avrete gli occhi chiusi, state osservando la candela, la fiamma interiore con il terzo occhio, avete il mondo spirituale attorno, ma soprattutto state sorridendo, sorridendo per essere su un sentiero di illuminazione, per essere benedetti dal mondo spirituale, per essere parte del mondo spirituale. Cercate di non sentirvi soli, ma accompagnati. Rimanete per qualche istante con questa sensazione di essere in compagnia. E sempre con il sorriso sulle labbra, piano piano, riaprirete gli occhi. Osserverete la candela sapendo che è rimasta lì, che nessun evento la può spostare, compresa la morte. Quindi, forti di questa certezza, prenderete carta e penna e, illuminati dalla vostra luce interiore, inizierete a scrivere. Qualcuno direbbe a canalizzare. Io preferisco un termine più semplice, quindi a scrivere tutto quello che vi arriva e che vi parla di voi, dei vostri doni, dei vostri talenti, della vostra missione, del perché siete qui. Concedetevi all'ispirazione di fluire attraverso di voi e fatevi proprio un regalo,
Fate in modo che la luce interiore, quella che avete appreso a non spegnersi mai, possa parlarvi e raccontarvi i vostri perché. Quindi su carta e penna scriverete forse i perché dei vostri dolori, quali sono i vostri doni, i vostri talenti, qual è lo scopo della vostra vita. In un momento di grande connessione interiore emergono le grandi verità, che non sono quelle dettate dalla mente, ma proprio sono quelle dettate dalla propria essenza più pura, dalla propria luce interiore. Prendetevi qualche istante per scrivere tutto questo. E lasciatevi stupire da tutto quello che può arrivare. Non giudicate e state in connessione anche con le emozioni che arrivano. Se riuscite a scrivere fluidamente, se sentite invece che dovete cercare le parole, com'è essere in diretto contatto con la luce? Con la vostra luce e provate a vedere se si è creato anche un clima facilitante. Oppure se al contrario state provando difficoltà. E se vi trovate in questa seconda definizione, se siete in difficoltà a parlare dei vostri talenti, dei vostri perché, allora potete richiudere gli occhi con la consapevolezza che la luce davanti a voi, la fiamma davanti a voi rimane, perché evidentemente avete necessità di lavorare su questa consapevolezza. Io non vorrei disturbare, leggo qualche commento, ma nel frattempo voi continuate a scrivere. E nel caso togliete l'audio se vi disturbo, Alice dice una fortissima la pressione che sento nel terzo occhio, che emozione bellissima. Brava Alice, sì, esattamente. E la sensazione che si ha qui a volte è molto forte, quindi vuol dire che hai davvero lavorato bene. Grazie a te Patrizia, grazie a te per essere stata qui con noi. E io non so se i commenti stanno andando o meno, qualcuno li leggo, qualcuno no, magari siete impegnati a scrivere e la cosa mi fa piacere. Esatto, Mirella dice, anch'io sento come un formicolio in mezzo alla fronte, esatto, ancora adesso, bene. Anch'io pressione, dice Caterina, e la fiamma un cuore continuo. Bene, ciao Ursula, ti abbraccio anch'io. Giovanna dice, quando ho chiuso gli occhi prima ho visto dei cerchi bui, poi in fondo una luce, una fiamma e poi ho visto la sagoma di una persona. Brava, certamente sì. Questo è proprio il lavoro della ghiandola pineale che ci permette appunto di vedere nell'oltre. Sai che noi medium diciamo vedere nell'oltre. Simona dice, brividi ovunque e ho scritto molto fluidamente tutto ciò che mi arrivava, cose stupende, brava, brava, brava Simona. Mina dice, anche una forte pressione, bene, avete lavorato molto bene. Sandro, bellissimo momento illuminante, bene, ciao Rosaria, grazie a te Anna. Io ho un piccolo dolore al centro del torace, un po' di difficoltà a scrivere. Benissimo Ivana, se vuoi ripeterlo lavorando sempre con l'idea che la candela è davanti a te. Sandro dice ci sono stati segnali in tutto il corpo, Desiree un grande lavoro introspettivo guidato da una luce interiore, perfetto. Ciao Laura,
Hola, che tal? Sabrina dice: non è la mia scrittura. Interessante questo, Sabrina. Molto interessante. Chissà che non sia partita appunto la scrittura automatica. Poi magari un giorno, vabbè che siete tutti esperti, però magari un giorno parleremo anche delle varie tecniche. Raf dice: raggi di luce a un caldo con sudore. Bene. Ciao Rosy. Rosa dice: anch'io avevo una forte pressione al terzo occhio. Molto bene, molto bene. Bravissimi. Rosanna, ho percepito tanta pace, ma non ho scritto nulla. Non c'è problema. Come dire, se vuoi provare a rifarlo, Rosanna, tu come ho anche altri, ricordatevi sempre l'importanza della candela posizionata davanti, da guardare col terzo occhio, poi chiudere gli occhi e acquisire la consapevolezza che la luce rimane. Questo è il tema della serata, l'architrave sulla quale proprio gravita tutto il tema di questo incontro. La luce rimane, anche quando noi pensiamo di essere delle ombre che camminano per strada. Santino, è stato un momento molto importante, mi fa piacere. Anna, mi sono emozionata tantissimo, mi fa piacere. Grazie Virginia, Giustina, tante braccia. E io dentro con il cuore sulle mani, non coperto dal niente, ma pulsa sempre anche nel buio profondo. Bene, ok. Tanti volti, Marise, mani bollenti, Sandro scritto fluidamente, Gisella dice non sono riuscita, prova a rifarla Gisella, vedrai che sicuramente andrà meglio la prossima volta. Gabriella, ho visto molti volti, certo, perché è proprio il canale della percezione, la luce permette di vedere nell'oltre. Io non sono riuscita ad affidarmi. Ok, Luna, non c'è problema. Se vuoi ripeterla, anche per te vale il discorso, la luce c'è sempre. Quindi affidarsi non è un salto nel buio, ma un salto nella luce. Ricordati. Ciao Manu, Claudio, anch'io ho sentito una forte pressione, a volte forte, a volte meno. Bravo Claudio, ottimo. Ok, Tina, io ho pressione dalla parte destra della testa. Perfetto, ci sta. Ad occhi chiusi ho visto una fiammella che si avvicinava verso di me. Manuela, è bellissima questa cosa, è bellissima, perché è proprio così che funziona il mondo spirituale. Li vediamo avvicinare, poi se ti alleni un pochettino possono anche prendere proprio delle forme antropomorfe. Caterina dice, ho scritto un po' prima, in prima persona, un po' come se altri mi suggerissero. Perfetto. Io ho un indolenzimento che persiste, Monia. Bene, vuol dire che come dire, abbiamo un po' riattivato tutto il tuo corpo sensoriale. Prurito sulla ghiandola e ho scritto tanto. Brava Virginia, grazie a te Ivana. Male al centro della fronte e brividi caldi. Ok Ale, perfetto. Fluido incessante, è stato come dissetarmi. Perfetto. Anna, chiudendo gli occhi ho visto una piccola sfera di luce bianca con una luna blu che verso la fine è diventato un piccolo puntino fucsia. Bene, 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 bravissimi. Patrizia, sento dell'energia sulla bocca che io attribuisco alla presenza di mia figlia Eleonora. Non ho scritto nulla, ma un senso di beatitudine. Molto bene. Guarda che alla fine sono proprio le sensazioni che contano, al di là delle parole o meno. Quindi bene che tu abbia percepito. Non ho scritto niente, ma riproverò Lina, ok. Ok, quando ho iniziato a scrivere, dopo le prime righe, la mano è andata da sola. Esatto, Francesca, esattamente. Serenità, mi sento serena, ok. Ho scritto e sto rileggendo, mi sembra di essere ispirata a scrivere e sono sorpresa da ciò che ho scritto. Brava Mary, molto bene, bravissima. Wanderson dice, mi sono ricordato il circo Xavier, certo, mentre cercavo di concentrarmi mi ricordavo dei centri spirita in Brasile. Bravo, bravissimo. Ma la fiamma danza normalmente? No, potreste vedere la fiamma muoversi in maniera molto particolare. Tra l'altro, io adesso non voglio fare nessun contatto, ma sento che ho qui un certo Antonio. Quindi se qualcuno di voi ha un Antonio nell'oltre, mi faccia sapere perché è qui che gironzola. Le ultime tre parole. Amore, amore, amore. Brava Anna Chiara. Brava. Grazie, grazie, grazie. Ad occhi chiusi, un arcobaleno e poi una luce rossa. Ora decifro ciò che ho scritto. Ok, lo rifarò, dice Sara. Sono calma e sereno. Ho visto una barca che andava verso un grande sole. Che bella questa immagine, Laura, bellissima. Mi fa male tutta la fronte, Giustina. Ci proverò anch'io. Pressione sul terzo occhio. Ho abbracciato mia madre. Brava, Rosanna, che bella questa cosa. Non sono abituata a lasciarmi andare. Bravissima. Mirella, ho visto un cerchio viola e poi una sagoma.
come vapore. E quelle le prime volte che si vedono sono proprio così, sai, Mirella, il mondo spirituale all'inizio lo vedi proprio come una sorta di gas, di vapore, poi piano piano prende tridimensionalità. Non sono riuscita, dice Giovanna, mi hanno distratto, voglio riprovare questa sensazione di beatitudine. Ok. Adesso mi state giustamente chiedendo di Antonio. Allora, quello che vi posso dire è che dunque, l'età che vedo io è tra i 50 e i 60, adesso non voglio partire con i contatti, però è un uomo che sta in questa fascia di età qui e se n'è andato per malattia. E penso, adesso non vorrei leggere tutte le cose che state scrivendo, che è qui proprio per parlare con una donna. Quindi se va avanti, adesso non è la serata dei contatti, poi non li amo molto fare così, ma comunque ve lo dico. E mi dice che c'è anche un bambino da qualche parte, la persona di questo Antonio ha un bambino nella propria vita. Daniela mi dice, Madonna che sorriso. Grazie, spero che sia un complimento. E Rosy dice, pressione e al terzo occhio ho scritto, bene, mi fa piacere. Wanderson dice Antonio Cirilio de Oliveira, non so chi sia. E poi Angela dice: è stato un momento molto profondo, il cuore spezzato perché mio figlio è nella luce. Sono riuscita a scrivere in modo fluido, la percezione sulla fronte si è accentuata rispetto al normale perché da quando Fulvio è nella luce io percepisco delle sensazioni proprio sul terzo occhio. Bene, Angela, mi fa molto piacere e mi dai possibilità di ricordarti anche che appunto abbiamo questo seminario dedicato proprio ai genitori. Quindi se vuoi il 30 maggio tu o altre persone che avete questo dolore, insomma, di avere un figlio nell'oltre, c'è questo seminario online che farò, se siete interessati mi iscrivete, un seminario di medianità, di crescita personale, eccetera. Ho la sensazione che ogni sera ci sono presenze e le sento con una voce. La sensazione è che ho dei doni, ti posso chiedere come capire. Magari, Torella, ci sentiamo o in privato o ne parliamo un'altra volta perché adesso poi stasera. Allora, Mari dice, ho perso un marito da 3 mesi, 59 anni, si chiama Antonio, è morto di tumore al cervello. Mari, mi sai dire, tu c'è un bambino, un nipote, un figlio, un ragazzino che circola per casa o che tu vai a trovare, così vediamo se è per te. Grande commozione ripercorrendo la vita attraverso la fiamma, scrittura ispirata, tantissimi cari intorno che arrivano pian piano ad uno. Bene, Antonella, bravissima. E vabbè, Daniela è attratta dai miei denti che sono assolutamente naturali, ti posso dire, non ne ho costruiti. E volevo sapere appunto da Mari se questa cosa del bambino le torna, perché a questo punto vediamo se è questo Antonio, visto che è qui che circola pochettino. Vediamo un po' se Mari mi risponde. Vi chiedo scusa, non è la serata dei contatti, stavamo parlando di altro, ma. Dunque, Rosy, mi chiedi no perché lo sto solo percependo, non lo sto vedendo. Voi sapete che nel mondo spirituale si presenta come può, insomma, a volte si fa vedere, a volte si fa percepire. Ok, il figlio di Antonio è grande a 30 anni, ma oggi è il compleanno di un bambino. Ah, ecco perché che abbiamo aiutato tanto Valentino che ha 12 anni. Ecco perché Antonio mi fa vedere un bambino. Grazie, Mari. Perché è il suo compleanno e quindi evidentemente era una prova, un'evidenza importante. Ok, Mari, ascolta, vi chiedo scusa, non è la serata dei contatti, ma questo Antonio ha bisogno di dire una cosa a una donna che abbiamo capito essere Mari. E intanto mi dice prenderti cura di te anche del tuo corpo, della tua salute, di non sottovalutare il tuo stato fisico. Naturalmente sai che il mondo spirituale non viene mai a dare brutte notizie, quindi non ti devi spaventare, però prenditi cura di te, sia dal punto di vista della nutrizione, piuttosto che, come dire, anche del fare attività, mi raccomando, è importante perché dice che ti stai un po' trascurando da un certo punto di vista. E
Un'altra cosa, adesso scusate perché non vorrei farmi distrarre dalle cose, dalle... Un'altra cosa, Mari, mi dice che potresti avere una carenza di vitamina B. Questo vuol dire che devi stare molto al sole. E secondo me, in questa frase, ti sta dicendo anche di riprendere una tua vicinanza con la fede. Qualunque essa sia, però di coltivare di più la tua, come dire, postura spirituale. Potrebbe essere attraverso la medianità, attraverso magari la frequentazione della chiesa, attraverso delle letture sacre, però di nutrire la tua anima, perché è come se mancasse luce, quindi manca luce al tuo corpo, la vitamina B, ma manca anche, la vitamina D, ma manca anche il nutrimento per la tua anima. E quindi è molto importante che tu possa in qualche modo appunto nutrire. E continua a ripetermi una cosa proprio come se fosse un mantra e dici assolutamente di dirtelo e te lo dico, di non sentirti mai sola. È come se ci fosse un sentimento costante nella tua vita, nel tuo pensiero, nel tuo condurre le giornate. Che è proprio quello di sentirti sola contro il mondo, di essere... Mi manca tanto la vitamina B e D, ecco, vedi Mari, te lo dice anche lui, e non sentirti mai, mai sola, perché è veramente una... Tra l'altro non è da solo lui, Tu hai altre persone nel mondo spirituale perché mi sta dicendo siamo tutti con lei, quindi sappilo, che appunto, sei ben seguita, ok? Adesso vabbè, arriverebbero altri contatti, ma questa magari è un'altra serata, perché adesso ci sarebbe qui anche un Gabriele, ma io vi chiedo scusa, non vorrei rubare, non so se dopo c'è un altro appuntamento su Punti di Luce, magari io non amo fare le dimostrazioni pubbliche, però magari chissà che con Gaetano o con qualcuno si organizzi e ci lanciamo a fare questa cosa che io non amo. Ok, quindi Mari, mi raccomando, ricordati bene quello che ti ha detto il tuo caro Antonio, luce, vitamina D, prenditi cura di te, l'alimentazione, eccetera, e ovviamente fai gli auguri a questo bambino perché è una delle cose che mi ha fatto vedere subito. Ok, allora vi ringrazio, grazie per essere stati qui. Vi chiedo scusa appunto se è partito il contatto, ma c'era un po' di movimento e ho dovuto dare ascolto. Vi abbraccio tutti, ci vediamo fra 15 giorni sempre qui su Ponti di Luce e per chi vuole sappiate che appunto il 30 maggio c'è questo seminario di medianità e di crescita personale dedicato ai genitori che conduco e quindi se avete piacere insomma mi scrivete e vi do tutte le indicazioni. Viviana dice, loro ti stanno dicendo di fare i contatti qua. Ok, ok, vediamo cosa dice anche Gaetano, chiaramente. A presto, grazie a tutti e baci. Ciao a tutti, ciao Gaia, ciao Claudia, ciao Angela, ciao Antonella, ciao Simona, tutti quelli che sto leggendo. Ciao Mari, naturalmente, ciao Giusy, a prestissimo. Ciao Sabrina. Ci vediamo la prossima volta qui su Ponti di Luce e grazie a Gaetano, grazie per l'ospitalità. A presto, ciao, adesso chiudo. 3, 2, 1, vado, ciao.